Ciao ragazzi, come state? Allora, benvenuti in questo nuovo video che mi è stato richiesto veramente da moltissimi di voi, infatti sono molto contenta di farlo. Il video in questione, l'avrete già capito dal titolo, è quello sulla mia collezione di cover per iPhone 6, che è questo qua, argento da 16 GB, infatti purtroppo lo spazio è quello che è, diciamo che non ci sta niente, e però quando ne comprerò poi un altro, lo comprerò da tipo 500.000 GB perché non sono mai abbastanza, dannazione. Detto questo, inizierei subito col farvi vedere tutte le cover e tra l'altro inizio proprio da quella che il mio cellulare sta indossando in questo momento, che è questa qua. Questa l'ho comprata da H&M a Parigi tipo 2 settimane fa ed è bellissima e indovinate quanto l'ho pagata? Solamente 1 euro, cioè veramente, ok che c'erano i saldi ma 1 euro è pochissimo per questa cover, che appunto ha le orecchiette. Questa cosa non mi fa troppo impazzire, però se non ci fossero le orecchiette sarebbe la cover più bella del mondo in assoluto, però anche così già è bellissima, ammettiamolo. E la cosa che mi stupisce è che protegge veramente strabene il cellulare, infatti nella cover ogni buco dell'iPhone diciamo che ha un proprio ritaglio nella cover, il che è veramente comodissimo, bellissimo, e niente, è una delle mie cover preferite in assoluto. Tra l'altro è anche fatta in silicone, il che la rende veramente super comoda e anche veloce da togliere e rimettere. In 2 secondi avete fatto. La prima cover in assoluto che ho comprato per il mio iPhone era una della Cellular Line, o Cellular Line come si dice, non lo so, trasparente, però quando è diventata gialla l'ho trasformata così, sì appunto non è più trasparente, diciamo che ci ho messo dietro questo coso che si può togliere, azzurro Tiffany, e sopra gli ho messo queste strisce fucsia, quindi sì, fidatevi, però una volta era trasparente. Sempre della Cellular Line ho quest'altra cover verde fluo che è veramente troppo bella, l'unica cosa però è che si vedono tutte le righe in quanto è di plastica rigida, come potete vedere, tranne i bordi che sono più morbidi rispetto a questa parte qua, però appunto si vedono tutte le righe, quindi non la uso troppo spesso, però il colore è top. Ok ragazzi, la cover che vi mostrerò adesso è la cover più pucciosa e più Asia del mondo. In pratica l'ho comprata da Primark, sempre a Parigi, per solamente 3 euro, ed è veramente troppo bella, cioè guardate, giudicate voi. Ve la faccio vedere più da vicino perché merita veramente tanto, è bellissima. Allora, dentro ha l'acqua glitter azzurra che scorre con le stelline, quindi è stupenda, come potete vedere scorre, ok. Sopra invece tutti questi lama dai colori pastello che sono troppo troppo carini. Cioè, guardate! Questa qua è l'unica cover totalmente rigida che ho perché onestamente non sono molto comode da togliere, però è troppo bella. Anche quest'altra cover l'ho decorata io, infatti una volta era sempre della Cellular Line trasparente, e questa cosa viola che vedete è gel per le unghie che io ho catalizzato in lampada, e il risultato che ne è venuto fuori è questo qua, che non è male, e niente, dai, è carina, sicuramente anche questa qua è meglio di prima. Ragazzi, questa qua è la cover che ho utilizzato di più in assoluto, ok? Questa è con Homer che sorregge la mela, no, anzi la sta mangiando, è veramente stata tipo la mia preferita per un sacco di tempo. L'ho comprata in una bancarella a Napoli quando sono andata in gita per tipo 3 euro anche questa. È stata e forse è ancora la mia preferita da un sacco di tempo perché si piega, quindi è molto morbida, protegge benissimo il cellulare, anche questa qua ha ogni spazio intagliato nella cover, e soprattutto è molto molto leggera, appunto sottile, non si sente, comodissima, in più non ha cose che sporgono, quindi è bellissima. Purtroppo però anche questa qua è invecchiata, quindi è diventata giallina, però non importa, la continuo a utilizzare lo stesso, è bellissima e poi mi ricorda la mia gita, bellissima, quindi tutto bellissimo. Un'altra cover abbastanza particolare è questa qua che ho comprato a Madrid da Aleop per 5 euro mi sembra. Oltre a particolare però è anche invalida, infatti è vabbè, semirigida, trasparente con gli unicorni disegnati sopra, però certi unicorni hanno perso gli occhi quindi sono diventati diciamo ciechi ed è per questo che è invalida, però rimane carina lo stesso, ve la faccio vedere più da vicino anche questa. Tra l'altro ecco a che cosa mi riferivo prima. E infine sì, perché la fine è vicina ormai, non vi preoccupate, vi faccio vedere quelle in silicone morbido che sono solamente 2 e sono queste qua. Allora, una è piuttosto stravagante come potete vedere, l'altra è molto più semplice. Inizierei da questa qua, che è anche la più vecchia. L'avevo comprata l'anno scorso su Amazon per mi sembra 7 euro o qualcosa del genere. Che dire, questa cover è grandissima, però l'anno scorso mi ero fissata con questa cover fino a quando non l'ho comprata, però non la utilizzo molto spesso e davanti è fatta in questo modo.
Invece quest'altra è decisamente più comoda, tra l'altro è del mio colore preferito, che è appunto il color Tiffany, e l'ho comprata da Tally Whale, questa forse di nuovo per 3 euro o qualcosa del genere, e niente, è veramente molto molto morbida, cioè guardate, ok, però niente, è molto carina, protegge fino a un certo punto il cellulare, infatti non lo utilizzo tutti i giorni, però niente. Il mio problema è che questo colore ha un effetto calamita su di me, quindi qualsiasi cosa che io veda che è di questo colore in pratica me la devo comprare. E niente ragazzi, questo era il video sulle mie cover per l'iPhone 6, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Ricordatevi di lasciare un commento, ma soprattutto mettere un bel mi piace, un pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo video e niente, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, ciao!